Zanovello abbigliamento a Villa Franca Padovana. Veste uomo, donna e bambino. Aiutiamo i clienti nella scelta dei capi in un ambiente familiare. Nel reparto intimo e biancheria per la casa trovi ampia scelta di lenzuola, pigiami e trapunte. Vi aspettiamo. E per tutti gli sportivi della Villa Franchese Calcio, uno sconto speciale. Calcio che, cioè, è la mia vita, perché sono nato seguendo il calcio e a 4 anni ho subito iniziato. E la squadra è un'ottima squadra, ci alleniamo bene e certi errori ovviamente ci stanno, non facciamo partite perfette, però ci sta, perché siamo un ottimo gruppo, ci vogliamo tutti bene, lavoriamo l'uno per l'altro. Questa squadra mi piace perché c'è molto gruppo, siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene. E cioè, io qua ci sono cresciuto, ci gioco da 9 anni, questo è il 9° e la partita di oggi è andata abbastanza bene, tranne il primo tempo che eravamo un po' addormentati, però il secondo tempo ci si è ripresi facendone 3. Sì, il primo tempo dovevamo ancora adattarci alla partita, perché comunque abbiamo fatto allenamenti intensi questa settimana e anche se alterniamo tra una partita giocata bene e una male, come le ultime due infatti le avevamo giocate bene, questa è mancata un po' la concentrazione, ma comunque siamo riusciti a portarla a casa, ci siamo svegliati il secondo tempo. Sì, abbiamo le squadre, quelle più forti che comandano il campionato davanti, ma poi ci siamo noi e manteniamo il 4° posto lottando fino alla fine. Beh, innanzitutto non abbiamo tanto, cioè abbiamo più un problema di applicare gli schemi, tipo il giro palla, tenerla bassa, per il resto li facciamo gli schemi che ci dice il mister. Villa Franchese è la prima squadra in cui sono nato, cresciuto e ci sono tuttora, gioco da 9 anni e mi trovo molto bene col gruppo. Siamo un gruppo molto unito, ci vogliamo tutti bene. Questo ruolo è sicuramente impegnativo perché ti riserva tante batoste, però adesso, a parte questa partita che insomma è cominciata un po' male, però dopo è finita abbastanza bene e l'abbiamo portata a casa, insomma, questa partita. Cerco di caricarli bene, a volte mi ascoltano, a volte no, sono giovani, cresceranno comunque. Abbiamo pensato di fare un progetto triennale con loro che è partito l'anno scorso con l'ultimo anno esordienti. Quest'anno è un anno di transizione, ma molto importante perché devono imparare a fare più gruppo, a stare insieme, a cercare e ad affrontare squadre molto forti. Abbiamo scelto questo campionato che è un campionato sperimentale proprio per questo. Ma diciamo che è un gruppo abbastanza coeso, omogeneo e livellizzato. Abbiamo alcuni elementi che si elevano un po', però diciamo che la loro forza è il gruppo. Non ce n'è uno che non è bravo, io dico che sono 18 titolari, sono tutti bravi e anche oggi si è visto quando sono entrati quelli che erano in panchina, hanno giocato molto bene e hanno, anzi a volte rendono anche meglio partendo dalla panchina piuttosto che dall'inizio, magari anche un po' di emozione. Il gruppo è coeso, è omogeneo, ovviamente speriamo anche di rimpinguarlo perché non siamo tantissimi, però insomma loro ci daranno grande soddisfazione e ne siamo sicuri. Ringrazio anche di supporto tutti i vari mister che mi affiancano, tipo Ivone Marzaro, Andrea Cavestro e anche tutta la società, dal direttore sportivo Milani al responsabile di base Massagrande e al presidente Cappellaro. Insomma, è grazie a loro che il progetto sta andando avanti e l'anno prossimo speriamo di levarci delle grosse soddisfazioni nel campionato provinciale giovanissimi. Comunque siamo una squadra, come ha detto il mister prima, omogenea, non ci sono livelli, diciamo, della squadra, c'è qualche elemento che spicca, ma comunque potrebbero farlo chiunque, il capitano, però comunque il mister ha scelto me. È una squadra che mi piace perché ci sono anche cresciuto e appunto mi piace. Sta crescendo sempre di più in un po' tutte le categorie. Oggi abbiamo giocato comunque bene, tutto sommato, e adesso festeggiamo.